Ciao, ciao a tutti, figli e non. Non siamo ci stanchiamo oggi. Mai di cambiare il modello di diretta. Esatto, oggi ci piace cambiare, soprattutto questa è un po' così imprevista, ma cioè non imprevista, in realtà l'avevamo programmata su Instagram, mi abbiamo detto per le 19, ma i tempi sono un attimo allungati, trascrivere tutto, e quindi stiamo andando in zona festival, però erano le 19, abbiamo detto ma perché non farla in giro, tanto alla fine non cambia molto. Poi alle mezzi di fortuna e dove trovarli. Sì, alle 19.45 abbiamo un film, quindi insomma siamo un po' incastrati. Però cosa cambia? Ne parliamo, anzi è un po' itinerante così on the road. Allora, vabbè, non è un green screen che scorre dietro, no, no, stiamo cioè, siamo veramente per il Lido di Venezia. Allora, adesso magari andiamo anche sul lungomare così, insomma la location è un po' migliore. Comunque, detto questo, beh, vi ricordo le solite cose. Allora, ogni giorno live giornaliere come ogni anno, Venezia 80. Insomma, ieri abbiamo parlato di, più o meno dei film tra, cioè, di cui era scaduto l'embargo. Oggi ne abbiamo visti altri due grossi come titoli. E adesso andiamo a vedere anche il film di Fredkin, che purtroppo ci ha lasciati poco tempo fa. Io ero pronto per farmi firmare la mia copia dell'Esorcista, ma ahimè è andata così. Vedremo anche l'Esorcista, vi anticipo dopo domani, non vedo l'ora di vederlo sul grande schermo. Ovviamente siamo un po' precari, cioè apprezzate il nostro impegno nel parlare camminando. Ciao il cinefilo. Ciao, gentile. Adesso leggiamo e ti rispondiamo, un attimo. E faccio l'intro, niente, quindi questo, poi solite cose, se vi piace il canale, se siete nuovi fatevi un giro, se no mi raccomando like che serve a sostenere il nostro lavoro, commenti, insomma dici la vostra su cosa tenete dal festival, quello che volete, e poi mi raccomando la condivisione, condividete i contenuti vari anche per dare consigli ad amici, parenti e tutti, e poi diteci anche come si sente, perché magari io lo tengo più lontano, non abbiamo neanche il microfonino, no, ce l'ho ma non l'abbiamo messo. E poi mi raccomando, seguite tutti i canali, perché tra uno e l'altro arriva tutto, quindi è una grande famiglia, e se seguite tutto avete lo spettro completo, quindi ovviamente Mad Rock Cinema qui su YouTube, su TikTok, e poi sono arrivati anche un po' dietro le quinte degli incontri con Mads Mikkelsen eccetera, poi vabbè, c'è anche Twitch, c'è Facebook eccetera, e poi mi raccomando News Cinema, il sito, stanno arrivando recensioni e articoli tutti i giorni, newscinema.it, in descrizione vi lasciamo tutto, i codici sconti eccetera, e su Instagram c'è il gruppo Mad Rock Cinema, da poco che hanno messo la funzionalità, e poi Madrinotto Lezzero Golino. Detto questo, adesso leggiamo i commenti senza vomitare un attimo. Allora, che bello, con voi rivivo l'esperienza del festival a cui ho partecipato dal 2000-2004 e mi sembra ieri, quanto sono vecchio. Beh, intanto grazie mille, cioè non sei vecchio e insomma prima o poi magari tornerai, e grazie mille per questo riscontro, che ci fa enorme piacere sapere di poterti portare un po' al festival anche a te. No, all'epoca c'era Cinema a Venire. Ok, si sente bene, grazie intanto del riscontro. E intanto oggi è sabato, poi quindi c'è un po' di fermento in più rispetto agli altri giorni, sì, extra anche festival. Esatto, perché comunque è una località marittima, cioè anche, cioè siamo in fine estate, c'è anche molto turismo in questo senso qua. Un po' come a Cannes, che invece c'è il turismo di inizio estate. No, quindi detto questo volevo anche, ci tenevo a dire che oggi abbiamo incontrato tipo Cammy Saylor e tanti altri che sono venuti, ci siamo fatti un saluto. Qui facciamo vedere, c'è un quartier generale della Fremantle, dove fanno degli incontri, delle interviste varie, vedete tutte le locandine dei film che verranno presentati oggi. Ce n'è Adagio, che è uno che ha visto oggi Lorenzo. Insomma, questo, quindi adesso quando arriveremo ai controlli, dove abbiamo incontrato l'altra sera Mads Mikkelsen, vi facciamo fare tutto l'iter che facciamo ogni giorno, no, per entrare in aria. No, lì non riusciamo perché i poliziotti ci controllano le cose, non credo che possiamo farla diretta mentre passiamo, ma magari la finiamo prima e poi entriamo dopo. Però detto questo, niente, quindi queste più o meno le va. No, dicevo, abbiamo incontrato un po'
insomma, di persone, abbiamo fatto due chiacchiere, eccetera. Vi ricordo che ci sarà una diretta su RTL 102.5 News. Non so se riuscire, perché dobbiamo incontrare adesso Mario, quello, se seguite le dirette che facciamo periodicamente con lui su RTL, anche da Berlino, eccetera. Lo incontriamo adesso, che per il primo anno è anche lui qua al festival, e ci dobbiamo organizzare perché, come diciamo sempre qua, gli incassi sono tanti, quindi se riusciamo la facciamo dal vivo, sarebbe bello, dal vivo qui, se no in collegamento una volta tornati a casa. Comunque, per parlare del festival la faremo, insomma. Allora, direi che aspetta che leggo anche questo. Ma su Polaski c'è l'embargo? Su Polaski purtroppo non è che su allora, qualcuno, c'è, in generale c'è, su tutti i film, sì. Ma cioè, noi possiamo parlarne praticamente nell'orario in cui c'è la presentazione, l'anteprima ufficiale. Esatto, cioè per chiarire un attimo la cosa per chi non lo sa, i film escono, per esempio, oggi io, anche Letizia, abbiamo visto la prima mondiale, cioè la prima volta che veniva proiettato Maestro di Bradley Cooper, stessa cosa Adagio. Quella lì è l'anteprima stampa che c'è la mattina, poi ci sono varie repliche durante i giorni, e quindi tu la recuperi incastrando quello che riesci, quando riesci. Quando c'è la premiere, cioè per esempio quella a cui sono stato El Conde, che c'era la Rain in sala, che fanno il red carpet che vedete in TV, quella lì è il red carpet, viene prima della premiere, quella che ufficializza l'inizio, l'uscita del film. Da lì in poi si può parlare del film, prima no, c'è embargo. Mi faccio vedere qualcuno che, giusto due persone che aspettano l'autobus lì, cioè quella è la fermata dell'autobus. Fai vedere il mare di là. Il mare di qua. Dobbiamo ancora andare tra i vari, i bagni, cioè, forse vi faremo vedere, poi arriveranno contenuti anche della festa Campari, dove siamo stati. Ah sì, no, state sul pezzo che ci hanno fatto, c'era una bellissima cosa, ci hanno dato un gadget, cose carine. E abbiamo fatto un video in slow motion che ti facevano loro con la telecamera e poi lo montavano loro e te lo mandavano. È venuta una cosa molto figa e ve lo faremo vedere. E poi qui sul mare dobbiamo andare alla scoperta dello spazio Cosmopolitan, che è un altro spazio carino dove fanno degli incontri, delle interviste, sì. Con i drink. Esatto, e adesso ci mettiamo qui che c'è sfondo mare, anche se non si vede perché il festival è da quella parte, ma c'è appunto il blocco. E allora vi parliamo un attimo allora del di Polanski, quindi al momento c'è l'embargo, se non sbaglio, però ancora non l'abbiamo visto, perché viene presentato oggi alle 21:45 oggi, quindi fino alle 21:45 è l'anteprima con il cast. Esatto, noi l'abbiamo tolto ieri per i vari incassi che vi dicevamo, e quindi lo dobbiamo recuperare se riusciamo domani, perché siamo qui che continuiamo a guardare, ma quello di stasera è pieno, quindi vediamo, comunque lo vediamo per domani, vediamo, perché è in pala biennale, è gigante, dovrebbero liberarsi dei costi. Allora, parliamo un attimo invece di Adagio, di Maestro. Vai te, che ho parlato allora, di Maestro. Allora, sì, perché Adagio io te l'ho perso per il momento, spero di recuperarlo nei prossimi giorni. E allora, Maestro, appunto questo film che in cui Bradley Cooper è interprete ma anche regista, è un biopic fondamentalmente su questo grande, diciamo, compositore e direttore d'orchestra. E sì, allora oggi io, precari, cioè, non mi ha convinto moltissimo, ma più che altro per la struttura del film, nel senso che, diciamo, le interpretazioni sono buone. Al fianco di Bradley Cooper c'è Carey Mulligan, diciamo, loro due sono, diciamo, i protagonisti un po' principali. Poi si vede anche Matt Boomer, come si chiama? Sì. Oddio, il clarinettista, insomma, il primo compagno di lui. Niente, ma cioè, vabbè, comunque c'è un attimo un'amnesia perché ci ho pensato prima. E quindi, insomma, e c'è comunque anche Maya Hawke nel cast, che fa appunto una delle figlie. E allora si alterna il bianco e nero col colore, e ci sono delle idee stilistiche di regia che, non lo so, io l'ho trovato un po' superfluo in alcune parti cioè della serie, che c'è troppa carne sul fuoco, ecco, come regia, quindi l'ho trovato un pochino, cioè in alcuni punti mi è piaciuto, c'è qualche idea che comunque rende alcune parti eleganti,
raffinate e un po' creative, però altre volte poi avrei, diciamo, frenato un po' di più la macchina da presa e sarei focalizzata un po' più sulla storia, perché secondo me appunto è un po' sbilanciata il ritratto di quest'uomo, di questa figura comunque artistica e con questo talento, insomma, musicale. E, però si parla soprattutto, ci si concentra molto, diciamo, su l'uomo, cioè con le sue debolezze, le sue diciamo conflittualità, e questo rapporto appunto con la moglie, che comunque, diciamo, suggerisce un affetto profondo, però ovviamente ci sono molti scheletri nell'armadio, diciamo, dovute proprio alla natura di quest'uomo, che comunque è molto aperto al mondo, molto, cioè, conosce molte persone, si dedica, insomma, molto alla società, al mondo, cioè al lavoro che ama, comunque, che è anche una forte passione, ovviamente. E quindi, ecco, è una storia sicuramente molto umana, però, ecco, non lo so, io avrei spiegato un po' di più, approfondito un po' di più le parti proprio professionali, diciamo, dell'arte di questo, cioè, di questo direttore d'orchestra, proprio un po' come il TAR, diciamo, di Kate Blanchett, che secondo me è un po' più strutturato come film, quindi si concentra su varie sfumature nel modo giusto, qui ogni tanto perde un po' la bussola, e quindi il film, non lo so, un pochino non mi ha coinvolto molto, anche emotivamente, nonostante tratti dei passaggi comunque potenzialmente molto drammatici, e quindi non lo so, cioè mi è sembrata che anche l'accoglienza in sala sia stata abbastanza tiepida per il momento, quindi adesso poi sono curiosa di leggere quella, i vari humor del, insomma, dei colleghi e della gente che l'ha visto qua in anteprima. Ok, allora io sono più positivo, anche se, allora, reputo non sia un filmone. Poteva fare meglio a livello di coinvolgimento emotivo, perché appunto, soprattutto con le premesse, perché si parla di, senza fare spoiler, si parte da una scena che ci fa subito intuire che racconterà la storia emotiva, quindi il rapporto con la moglie, cioè non sarà un biopic totale sul maestro, ma sarà un biopic sì, che affronterà sicuramente il suo lavoro perché è al centro della sua vita, ma partendo dal rapporto con la moglie, quindi volendolo fare sotto questo punto di vista mi aspettavo più coinvolgimento, più empatia. Qui per me è un po' pecca, è un po' trascinato anche, però per il resto secondo me mi era piaciuto ovviamente il Bradley Cooper di A Star Is Born come regia, e qui mi continua a piacere, mi piacciono i virtuosismi che fa, i giochi con la macchina da presa che fa all'inizio. C'è una scena in bianco e nero, ecco, tra parentesi, ultimamente molti registi vogliono giocare tra bianco e nero e colori, qui comunque è molto, molto netta, è molto netta la divisione, il bianco e nero è per i flashback del passato, quindi si parla semplicemente del passato, per poi tornare a colori sulla loro vicenda più, diciamo, attuale. Detto questo, il resto a me non è dispiaciuto, quindi appunto la regia, i virtuosismi, dicevo, che ci sono all'inizio, c'è tutta un'intera sequenza in cui lui si risveglia e da lì parte ad inquadrare tutta questa scena dall'alto, e molte volte ci troviamo in quei cambi, diciamo, di montaggio in cui si passa a un diverso tempo, momento temporale, cioè per esempio c'è Bradley Cooper che corre da ragazzo, cambia scena, è già adulto, questo viene fatto molte volte, non mi dispiace, anche se poi alla lunga è un po' stanca. Però dopo si calma un attimo con la macchina da presa, c'è più che altro all'inizio un po' di sperimentazione, però l'ho trovato centrato in questo, lui bravissimo, il make up veramente fatto molto bene, anche delle scene in discoteca dove, dato che lui ha comunque ricostruzione facciale, ce n'è, lì è tipo quasi senza camicia e tutto, ma è davvero ben fatto, il make up sembra tutto molto reale. E poi tutti i rapporti, ovviamente c'è questa storia d'amore che si avverte molto, anche se non empaticamente, come dicevo, però
si avverte il loro passaggio, il loro cambiamento e il ritorno a, o comunque la costante dell'amore tra loro che rimane. Quindi mi è piaciuto anche il legame che c'è dall'inizio di questa scena che vi dicevo, che ti fa subito capire cosa vorrà raccontare, tutta l'evoluzione, e si finisce sempre su quella scena. Questo mi è piaciuto. Vabbè, altri tecnicismi che mi piace osservare, c'è una scena in bianco e nero dove vediamo delle prospettive di uomini che c'è solo Bradley Cooper, poi si allarga l'inquadratura, arriva un altro uomo, se ne aggiunge un altro ancora, e tu li vedi tutti in prospettiva, molto bella, montaggio interno tante volte, insomma penso che dopo anni da star di Hollywood a livello attoriale voglio un po' assaporare il cinema da dietro la macchina da presa. Ha rubacchiato quella. Sì, vuole un po'. No, ha rubacchiato. Gli piacerà sì, il per cinema. Me appunto, vuole... Come dicevo prima, era quello il senso. Cioè, che secondo me ha messo un po' troppe cose colte, ovviamente, da tutti i registi con cui ha lavorato. E sperimenta per trovare la sua identità. Però sono tecniche del cinema che. Non so, il montaggio interno non lo usa nessuno, se io diventassi regista vorrei provare a metterlo. Se esiste vuol dire qualcuno lo usa. Sì, ma lo usavano una volta, ai livelli di... pure questi, cioè pure quelli normali. La vita è meravigliosa, questi film qua hanno il montaggio interno. Comunque, a parte quello, niente, quindi a me non è dispiaciuto, non è grandioso, ma non mi è dispiaciuto. Continuo invece su Adagio, perché Letizia non l'ha ancora visto. Adagio è un nuovo film di Sollima. Non mi ero informato particolarmente, quindi non sapevo anche di tutto il cast che c'era, quindi è stata una sorpresa vedere Favino, Mastandrea, piuttosto che adesso non mi vengono, ma ce ne vari altri, tutti davvero molto bravi. C'è anche il ragazzino protagonista che non avevo, non so se abbia fatto qualcos'altro, comunque ciao Giacomo. Quindi non saprei, ma ha fatto il suo. Adesso non è stato, non mi sento di dire il talento della, il nuovo talento, però comunque ha fatto il suo. E in generale comunque appunto Favino bravissimo, Servillo grandioso nella parte. E, insomma, è una storia, un thriller action, una storia ambientata in un mondo realistico, attuale, che però all'inizio sembra quasi distopico e fantascientifico. C'è una città che ai margini brucia e continua a bruciare. All'inizio sembra veramente un qualcosa di... Io mi aspettavo fantascienza. In realtà poi non esploriamo quella parte lì, esploriamo solo una storia più intima, più piccola, di questi uomini. Quindi in realtà diciamo che da quel che si capisce sono semplicemente incendi, quindi non c'è niente di... Ci sono questi continui blackout durante la storia, durante il film, costanti. Ogni giorno questa gente ha blackout, però credo sia... Sollima non esplora questa parte, ce la mette come dato di fatto. In realtà si racconta appunto questa storia un po' criminale, un po' che si mescola con qualcosa di poliziesco. Non vi voglio svelare troppo, comunque... Sono quelle storie che a Sollima sono piaciute altre volte nei film che ha fatto. Quello che per me quindi funziona sotto diversi punti di vista. Il make-up è grandioso di Favino, di Servillo, di tutti. Gli effetti che ci sono, ovviamente lui sa giocare con la macchina da presa, sa usarla, l'abbiamo visto da tutti i film che ha fatto, internazionali o nazionali. Quello che però, proprio perché uno arriva dagli altri film e quindi dici sai come lavora Sollima e quindi ti aspetti qualcosa, è normale, ecco, per questo motivo ho trovato che non ci sia quell'incisività che speravo, cioè poteva anche qui lavorare anche lui un po' più di emotività, perché la storia alla fine è una storia di padri, di figli, di rapporti che si devono ritrovare oltre alla vita criminale e diciamo i ricatti, l'innesco dei vari intrecci che ci sono, però poteva lavorare più sull'emotività, quindi sull'empatia, e poi non c'è così tanta azione come magari siamo abituati a vedere con i film di Sollima, quindi insomma tutti quelli che ha fatto nel passato, che sono grandi film. Poteva quindi, cioè mi aspettavo qualcosa in più qui, invece
è un po' risicata la, l'azione, però insomma un bel film anche quello. Sono entrambi bei film, però che non mi hanno proprio lasciato così senza parole da dire wow, lo riguardo, ecco, no. Una panchina. Una panchina, un uomo, una donna sopra, un piccolo spazio verde, mi aspetto che parte la musica in attimo. Sì, in realtà l'atmosfera non è così intima, ma vi facciamo vedere tutta la gente. Sì, è pieno di gente. Ecco, questo è il sabato. Esatto, no, perché qui siamo praticamente, tu Luca sei arrivato adesso, dopo recupero la live. All'entrata, perché facciamo vedere. L'abbiamo fatta mentre... Sì, si entra, diciamo, in zona festival, ci sono i vari controlli che adesso passeremo e la, via. L'abbiamo fatta mentre partivamo dalla macchina in camminata e quindi siamo poi fermati qui perché lì ci farebbero il controllo dello zaino e tutto, quindi bisogna che la facciamo senza cellulare. E niente, comunque i due film erano questi qui di cui parlare oggi perché appunto con gli altri eravamo pari e questi due sono i nuovi di oggi. Stava scadendo l'embargo adesso, quindi ne abbiamo potuto parlare. Adesso andiamo verso il film di Friedkin, di William Friedkin, e poi dopo forse vediamo Il Paraíso, perché stavamo cercando di incastrare Polanski, ma se non si libera niente lo vedremo se riusciamo domani. Quindi vediamo, vi teniamo aggiornati. Incontri e cose varie, abbiamo messo qualche foto su Instagram. Ciao George. New Polanski is good. Ah, ah, bene, l'hai visto, quindi ottimo, ci fa piacere che ti sia piaciuto. E niente, quindi domani altra live ovviamente come tutti i giorni, state sul pezzo su Instagram che vi diciamo bene l'orario. E vabbè, vi anticipo qui, domani è domenica, sarebbe la Cine Live su Instagram, ma ovviamente come tutti gli anni quando siamo in queste occasioni diventa la live... Sì, si sconvolge come se si sconvolge un po' i piani. Sì, la fondo con la live qui perché sennò già è fatica trovare il tempo per una. E niente, quindi direi così. Vi auguriamo buona serata, buon sabato sera. Noi adesso andiamo a vedere il film. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao. Ciao.